Ben ritrovati a tutti amici, nuovo video sul canale YouTube dei Big 3. Io sono il Tore, siamo con i playoff alle porte, il play-in è già iniziato. Ieri il sempre ottimo Pratt vi ha fatto la preview di due serie al primo turno decisamente interessanti. Oggi vi parlerò di altre due, una diretta conseguenza del primo play-in, stavolta ad est, l'altra invece probabilmente la serie ad ovest. Sulla carta più interessante, forse anche più di Memphis Grizzlies contro Los Angeles Lakers, di cui appunto il buon Pratt vi ha parlato. Prima di iniziare, vi ricordo, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e quindi sosteneteci, a maggior ragione per la post-season dove i contenuti aumenteranno, stanno già aumentando. E a proposito di questo, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi contenuti. E andiamo, sigla! E di ritorno dalla sigla iniziamo con la prima serie di cui vorrei darvi la mia chiave di lettura per potervi magari portare a riflettere maggiormente su come potrebbe andare l'incrocio tra Atlanta Hawks e Boston Celtics. Atlanta, come già detto, viene da una vittoria non pronosticata da molti al play-in contro Miami e in trasferta, tra l'altro alla 22esima gara sotto la guida di coach Snyder. Ed è stata anche la partita in cui ad oggi si è visto il meglio dell'equilibrio offensivo potenziale che gli Hawks avrebbero, pur con un pessimo 24% dall'arco, comunque in teoria contro una grande difesa. Il record del nuovo coach si attesta adesso a 11 vinte e 11 perse, ma l'incrocio con Boston appare comunque proibitivo per differenti fattori. Restando però per un attimo al play-in, con 26 punti provenienti da extra possesso, frutto di un dominio a rimbalzo offensivo da 22 a 6, che tra l'altro poi determina un dominio generale a rimbalzo da 63 a 39, Atlanta è riuscita così a costruirsi questa vittoria insperata. E questo dato statistico, quello che riguarda appunto i rimbalzi, è probabilmente la più evidente chiave di lettura per il risultato finale. La seconda chiave di lettura, sempre in ottica play-in, è stata una second unit tutta in doppia cifra per punti con la prestazione di Sadiq Bey, che ha nascosto la prova offensivamente in colore da parte di Hunter. In stagione regolare Atlanta era in netto svantaggio contro Miami e lo stesso veniva indicato dallo storico della scorsa stagione con l'eliminazione senza troppe attenuanti al primo turno di playoff, dove tra l'altro Trae Young era stato nettamente imbrigliato dalla difesa di Miami e tenuto pesantemente sotto media. Stavolta, complice il decadimento di efficacia degli Heat anche nella metà campo difensiva e la presenza a suo fianco di DeJounte Murray, seppur con 1 su 8 dall'arco, Young ha chiuso la partita con 25 punti, 7 assist, 8 rimbalzi, anche 5 palle perse. Non la prestazione dominante che sembrava servire agli Hawks per vincere la partita, ma comunque riuscendo a condurre i suoi in un momento personale che tra l'altro non è troppo facile, vista la fuga di notizie che vorrebbe la franchigia della Georgia intenzionata a testarne il valore sul mercato. Tra l'altro, l'incrocio contro i Celtics dà una prospettiva più o meno simile ad Atlanta a livello di storico stagionale. Infatti, in regular season Boston ha letteralmente spazzato via gli avversari in tutti e tre gli incontri che hanno disputato l'uno contro l'altro. Ed il vantaggio campo avverso per Young e compagni ovviamente non aiuta, perché al TD Garden il record di Boston è ottimo ed il fattore ambientale sarà trainante, viste anche quelle che sono le mire della squadra fin dall'inizio della stagione e neanche mai troppo nascoste. E come per ogni outsider che si rispetti, Atlanta dovrebbe sperare di vincere almeno una delle prime due gare in trasferta per avere speranze nella serie. Per peculiarità fisiche non hanno però una vera risposta diretta e difensiva agli attacchi eventuali di Jason Tatum, e questo è il primo dei problemi.
Il secondo dei problemi riguarda invece il posizionamento dei Celtics nei ratings difensivi e offensivi stagionali, perché sono l'unica squadra in NBA ad aver chiuso tra le prime 5 posizioni in entrambe le classifiche. La difesa di Boston era comunque apparsa meno efficace rispetto alla versione dello scorso anno, quella targata Ime Udoka, aiutata anche dal rendimento ondivago in stagione di Smart e Time Lord, entrambi dalla forma per così dire ballerina. Ma nonostante questo, i numeri difensivi restano comunque da elite del campionato, anche se la presenza di questi due giocatori resterebbe fondamentale per vincere la sfida anche al rimbalzo, proprio alla luce di quanto visto al play-in, dove Capela ne ha tirati giù la bellezza di 21 con 8 offensivi. Nella metà campo di attacco, come abbiamo già detto più volte, Boston appare trasformata nelle impostazioni a metà campo con la cura Mazzulla, che si fonda sulla ricerca di buoni tiri dall'arco e dipende però tanto ovviamente dalla varianza. Nonostante questo però, per i valori espressi in stagione, la serie appare a mio avviso a senso unico. Attenzione però a sottovalutare gli Hawks, magari prevedendo uno sweep, perché la cura Snyder la si potrebbe intravedere da ora in poi e se va consolidandosi può un minimo cambiare gli equilibri. E passiamo adesso invece alla costa ovest per presentare l'altra serie di cui volevo parlare, che è quella tra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Una serie piena di corsi, ricorsi storici ed incroci, con grande fascino per le star al roster e per le peculiarità apparentemente opposte delle due squadre. Phoenix con Kevin Durant si presenta con un quintetto offensivamente immarcabile, almeno sulla carta, e solido. I Clippers di contro hanno un roster profondo che però dovrà fare a meno di Paul George almeno per l'inizio delle ostilità. E la teorica abbondanza di soluzioni può essere un vantaggio per coach Lou, incensato tra l'altro negli ultimi anni come grande esperto stratega da playoff per aggiustamenti in serie in corso, ma non esattamente impeccabile nella gestione in campo del roster stesso in questa regular season, anche in seguito agli innesti arrivati entro deadline e da buyout. Certo, i temi narrativi restano comunque tanti. C'è Leonard e Durant che in teoria non si affrontano dal febbraio 2021 con quest'ultimo che era in maglia Nets, ma alla mente comunque riaffiora sempre quella sfortunata gara 6 di Finals del 2019 tra Raptors e Warriors, sfortunata per KD, probabilmente il vero ultimo rendezvous che a livello di importanza ci viene da rimembrare pensando a loro due. E lo stesso KD ovviamente si scontra in post season, credo per la prima volta, contro l'ex compagno Oklahoma City Russell Westbrook. Però a prescindere da questo, cerchiamo di guardare un attimino meglio al dettaglio tattico per capire chi delle due squadre parte con un evidente vantaggio o ancor meglio parte favorita. Il quintetto di Phoenix dovrebbe essere completato da Okogie, che ha dato buone vibrazioni nelle 8 gare al completo giocate dai Suns con Kevin Durant e che si fonda sugli spazi che la gravity di Durant e Booker dovranno generare, pericolosi come sono dal mid-range. Questo dovrebbe lasciar il pitturato tendenzialmente libero per DeAndre Ayton, che però si troverà a lottare contro Ivica Zubac, e non si tratta di un mismatch. Il croato infatti è molto solido in entrambe le metà campo e se in attacco sbaglia poco i posizionamenti, ha comunque la forza per poter contenere nell'altra metà campo il centro dei Suns, che dovrà sfruttare al meglio i palloni che possono arrivargli dal rollante del pick and roll oppure in servizi dedicati in posizione di post prevalentemente basso per giocarsi l'uno contro uno con ampi spazi. Le numerose ali versatili però a disposizione dei Clippers potrebbero aiutare notevolmente nella difesa di squadra tendente a limitare Durant e Booker, e intendo la possibilità di schierare alternativamente o magari anche contemporaneamente Batum, Covington e volendo Powell oltre a Kawhi Leonard, sempre tenendo conto dell'assenza di Paul George.
In assetti più small, i primi due che ho citato potrebbero anche essere impiegati, chiaramente in alternativa l'uno con l'altro, da 5 del quintetto. Forzare il più alto load offensivo possibile nelle mani di CP3 è una prerogativa a mio avviso importante per tendere a sfiancarlo non avendo troppi minuti di intensità nelle gambe o quantomeno avendo nemmeno degli anni scorsi e sperando magari così di farlo arrivare provato nei finali dove notoriamente tende anche a prendersi responsabilità importanti e molto spesso a finalizzarle. E se l'assenza di Paul George è sopportabile in teoria in difesa, dove comunque si deve partire dal presupposto che l'attacco dei Suns resta poco limitabile in teoria, lo è di meno nell'altra metà campo. I metodi per neutralizzare Russell Westbrook nelle gare decisive, in particolare in post-season, li conosciamo bene ormai. Ed il fatto che senza George possa essere imprescindibile nei finali di partita getta a mio avviso una lunga ombra potenziale sull'andamento della serie lato Clippers. Infatti battezzare Westbrook o ancor meglio difenderlo ben flottati concedendogli metri di campo con la palla in mano per sfidarlo al tiro non solo può portare contraccolpi psicologici sul giocatore che non brilla per continuità di percentuali dall'arco e dal mid range, ma limita pesantemente gli spazi in cui, ad esempio, un Kawhi Leonard può provare ad impostare il suo uno contro uno, visto il pericolo di aiuto costante del difensore di Westbrook e volendo contemporaneamente intasa l'area nel movimento senza palla dei Clippers. Un movimento che sarà comunque importante per favorire il loro attacco perimetrale. E la sfida tra quello e la difesa perimetrale dei Suns potrebbe essere un'altra chiave per vedere una serie prolungata. Primo imperativo, come dicevamo, lato Suns, è quello di limitare un Kawhi Leonard che, dopo la pausa per l'All-Star Game, ha tirato in regular season con il 53,8%. Okogi è probabilmente il deputato a prenderne le marcature in avvio di partita, ma l'alternativa è un Torrey Craig che lo ha affrontato vis-à-vis nell'ultimo match in cui era in campo tra le due squadre e ha dimostrato di poterlo tenere a momenti anche piuttosto bene ed ha delle dimensioni superiori ed anche un peso superiore a quello che può apportare Okogi, che comunque a mio avviso è anche leggermente meno esperiente. I Clippers sono stati anche la terza squadra NBA per percentuali dall'arco nel periodo post All-Star Game fino alla fine della regular season, tenendo un 39% di realizzazioni abbondanti. E nello stesso periodo i Phoenix Suns hanno concesso 11,6 tiri da 3 punti a partita agli avversari, ottava miglior squadra in quella porzione temporale, che è comunque la più recente che prendiamo in esame, che abbiamo visto in relazione alla regular season. Soprattutto fin quando mancherà Paul George, aspettiamoci l'unico Leonard tra i Clippers deputato a prendersi dei tiri dal mid range ed il resto della squadra a cercare di elevare il volume dei loro tiri da tre punti. Alternativamente, comunque, i drive verso il canestro, in cui ad esempio Powell eccelle, potrebbero essere molto produttivi per cercare di caricare di falli i giocatori dei Suns, che sempre nel post All-Star Game hanno concesso più liberi di tutti nella Lega, eccezion fatta per i Detroit Pistons. Quindi, in estrema conclusione, è molto difficile pensare di battere in una serie al meglio di 7 partite un quintetto che presenta Devin Booker e Kevin Durant in attacco, un centro che, se connesso e incattivito, può anche provare ad essere dominante, visti gli spazi, anche se non gli arriveranno sufficienti palloni per portare statistiche da centro dominante, come DeAndre Ayton, e un regista esperto ed oculato come CP3. A prescindere da chi inserisce poi a completare questo quintetto da 4, ed anche a prescindere da quella che è la second unit dei Suns, che molto spesso si definisce debole sulla carta nel post-trade che ha portato Durant in Arizona, ma che in realtà è comunque ben organizzata a livello
livello di spot up shooter e anche giocatori che difensivamente sono abbastanza connessi nel saper tenere la posizione e prendersi le loro responsabilità. Quindi a mio avviso ai playoff, in una rotazione di massimo 8 giocatori, la second unit dei Suns non è poi così insufficiente come si diceva in prima analisi, appunto dopo la trade Durant. Per cui i Clippers partono decisamente sfavoriti e lo sono ancora di più considerando che sicuramente Paul George mancherà, credo almeno la prima partita, ma verosimilmente di sicuro le prime due, che tra l'altro si terranno in Arizona per via del vantaggio campo. Chiaramente per i Clippers partire sotto 2-0 sarebbe un grosso problema. Come detto in avvio di discussione su questa serie, hanno comunque un roster lungo. Vediamo se Tyronn Lue ancora una volta azzecca gli aggiustamenti e capisce al meglio come gestire questo roster lungo all'interno della partita e all'interno della serie. E poi a mio avviso tanto dipenderà da chi chiude le partite per i Clippers. Mio parere personale, un quintetto che decida una eventuale gara di playoff che porti al suo interno contemporaneamente Gordon e Westbrook rischia veramente di essere pesantemente pagato, anche e soprattutto nella metà campo difensiva, dove a uno probabilmente Gordon mancano le gambe, all'altro manca molto spesso la concentrazione per le letture, soprattutto a livello di difesa di squadra. Detto ciò, dovesse succedere qualsiasi tipo di sfiga ai Suns, che comunque hanno giocatori al loro interno, Durant e CP3 in primis, dalla salute per così dire ballerina, è chiaro che si equilibrerebbero forse un attimino le cose vista l'assenza iniziale di George, anzi forse potrebbe la bilancia pendere dalla parte dei Clippers. È una serie molto incerta perché comunque presenta tante variabili, come detto, ma io personalmente la vedo massimo 6 partite e vedo comunque i Suns favoriti a passare il turno. Chi vivrà vedrà, chiaramente nel far prediction e nel cercare di far preview e analisi si cerca sempre di basarci sullo storico di quello che abbiamo visto in stagione, poi comunque sappiamo i playoff sono tutto un altro mondo, è tutto un altro basket e chiaramente poi entrano in gioco anche i talenti dei giocatori, entrano in gioco anche gli eroismi e soprattutto a mio avviso entra in gioco ed è la prerogativa più importante per portarsi a casa una serie teoricamente combattuta come questa, i consolidamenti ancora meglio di roster e quindi il connubio tra coaching staff e valori del gruppo. I Suns dalla loro in questo hanno solamente una piccola pecca già detta, quella che effettivamente al completo con KD hanno un esperienziale solo di 8 partite, per cui probabilmente tutto quello che c'era da provare o sperimentare o da far funzionare non è sufficientemente rodato. Vediamo se un primo turno così complesso li aiuterà oppure li vedrà un attimino in difficoltà, forse proprio per questo. Ne parleremo su questo canale, ne parleremo in live, ne parleremo anche con altri video di analisi, che siano preview o che siano valutazioni su temi che magari verranno fuori in questa post-season. Voi restate sempre connessi con noi Big Trick, cercheremo al limite delle nostre possibilità di offrirvi più contenuti possibili su questi playoff 2023. Ciao belli, alla prossima!